Ciao, se stai pensando di comprare una nuova chitarra, ti consiglio prima di guardare questo video fino in fondo. Questo video è dedicato a tutti quei chitarristi che, come me, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo sulla chitarra e comunque ci piacciono così tanto le chitarre che siamo sempre attirati dall'idea di avere tra le mani uno strumento nuovo. Al riguardo mi ricordo una battuta, ovvero qual è il numero perfetto di chitarre che dovrebbe possedere un chitarrista? Bene, la risposta è le chitarre che già possiedi più una. Proprio perché noi chitarristi siamo sempre animati da questo desiderio di collezionare le chitarre, di avere degli strumenti nuovi, anche cercando addirittura di immaginare le sensazioni che dentro di noi si potrebbero innescare nel momento in cui finalmente riuscissimo a imbracciare quel determinato nuovo strumento che tanto ci alletta. E molto spesso troviamo tante motivazioni per giustificare a noi stessi l'acquisto di una nuova chitarra. In questo video voglio darvi pertanto 10 consigli più uno che secondo me vanno seguiti prima di approcciare l'acquisto di una nuova chitarra. Non sono consigli tecnici della serie prendi la chitarra con il tremolo di questo tipo, con quel tipo di pickup, ma sono bensì dei consigli di tipo concettuale che dovrebbero guidarci prima di affrontare l'acquisto, ancor prima di valutare le caratteristiche tecniche di una chitarra. Lo scopo infatti è quello di evitare l'ennesimo acquisto errato che inevitabilmente ci porterebbe a breve a rivendere quella chitarra. Compatibilmente con la spesa che possiamo affrontare, col budget che abbiamo, secondo me la qualità intrinseca dello strumento è un punto fondamentale e cruciale per la scelta di un nuovo strumento. Infatti la chitarra non deve avere difetti, deve suonare bene e dobbiamo dare il giusto peso all'estetica, come anche alle mode e alle tendenze, che magari possono condizionarci a farci scegliere una chitarra rispetto a un'altra che ha delle caratteristiche palesemente superiori. Può capitare che sono alla ricerca di uno specifico colore e quindi magari questo aspetto estetico mi fa prediligere una chitarra di caratteristiche palesemente inferiori a un'altra. Non comprare quella chitarra solo perché costa poco. A meno di rari casi, infatti, se spendi poco avrai poco e inevitabilmente quella chitarra a lungo andare non ti appagherà, la suonerai sempre meno e poi quando un giorno deciderai di venderla praticamente non recupererai quasi nulla. Quindi non buttare i soldi in strumenti troppo economici solo perché costano poco. Evita inoltre le imitazioni di chitarre più blasonate, perché alla fine avrai in mano un surrogato di un prodotto, ma ti resterà sempre il desiderio della chitarra originale. Non avere fretta a comprare la tua nuova chitarra. La fretta spesso alimentata dalla nostra gassa, dalla nostra voglia di acquisto compulsivo, di avere finalmente tra le mani il nuovo oggetto, la nuova chitarra che tanto agogniamo, ci potrebbe infatti far commettere gli errori, non ponderare bene, magari farci anche accontentare di uno strumento che ci piace ma forse non più di tanto. E così velocemente come abbiamo acquistato, altrettanto velocemente sparirà il nostro senso di appagamento verso il nuovo oggetto che sarà inevitabilmente destinato a essere rivenduto. Ma è anche vero che se sai già qual è la chitarra dei tuoi sogni, non perdere tempo e valla acquistare prima possibile, perché aspettando col tempo il suo prezzo potrà sicuramente solo aumentare. Ispirati alle scelte fatte dai grandi chitarristi della storia. Sicuramente c'è un motivo se determinati modelli di chitarra si sono affermati nel tempo e tutt'oggi sono ancora utilizzati dai grandi chitarristi. Sono modelli iconici cui suoni ritrovi nei dischi ed è chiaro che già il tuo orecchio è abituato a sentire quelle determinate sonorità di quei modelli. Pensiamo per esempio al suono di una Strato o di una Les Paul, per così dire. Inoltre anche il tuo occhio riconoscerà delle forme che abbiamo visto imbracciate ai nostri guitar hero, ai nostri chitarristi preferiti. Per cui il mio consiglio è quello di basarsi su dei modelli diffusi e storici che hanno fatto anche la storia dei grandi chitarristi. A meno che non si tratti di un modello signature nato da una recente collaborazione commerciale, ogni grande chitarrista è affezionato a un modello di chitarra che lo accompagna in tutto il suo percorso artistico e professionale. Quindi il mio consiglio è cerca di ispirarti a questi modelli classici, a questi modelli affermati e che nel tempo sono risultati
suonati più apprezzati e diffusi. A meno che tu non voglia distinguerti a tutti i costi andando ad acquistare un modello particolare come una Fender Jazz Master o una Parallel Universe, allora sicuramente sono dei modelli interessanti e originali, ma sono veramente pochi i grandi chitarristi della storia, anche contemporanea e recente, che vanno a utilizzare questi modelli molto particolari, senza nulla togliere a chi di voi ha optato per investire i suoi soldi in questi strumenti particolari, anche perché l'originalità è sicuramente un valore. Quindi se vuoi distinguerti a tutti i costi, fai comunque bene a scegliere questi modelli particolari. Il mio consiglio comunque è evitare gli strumenti troppo di nicchia o con un look e con un design troppo particolare, troppo ricercato, troppo strano, perché a lungo andare quello strumento potrebbe stancarti sia a livello estetico sia a livello sonoro. Se vuoi distinguerti a tutti i costi e se quello che c'è sul mercato non ti appaga, piuttosto rivolgiti ai marchi artigianali. Per esempio, in Italia ci sono tantissimi produttori di chitarre boutique artigianali che fanno degli strumenti veramente magnifici e possono realizzare uno strumento su misura con le tue caratteristiche estetiche, quindi una chitarra nata totalmente per te, che sarà unica, ti consentirà di distinguerti e sarà, a mio avviso, molto meglio che spendere soldi in uno strumento fatto da un grande marchio che magari viene prodotto solo per un anno in quel modello e poi sparisce completamente dal mercato e dalla circolazione. Chitarre asiatiche solo al giusto prezzo. Ma vuoi veramente spendere più di 1000 euro per una chitarra coreana o indonesiana o addirittura cinese? Sai che con circa 1300 euro sul mercato dell'usato puoi riuscire a trovare una Fender Professional Made in USA? Una chitarra sicuramente con un marchio e un blasone superiore a qualsiasi chitarra di origine e produzione asiatica. I produttori asiatici fanno, per carità, degli ottimi strumenti, ma che secondo me vanno anche commisurati al giusto valore. Sono però dei marchi che non mantengono nel tempo il loro prezzo. Andrai quindi a investire 1200-1300 euro su una chitarra indonesiana o coreana, che nel tempo perderà subito il suo valore. Non potrai rivenderla facilmente e se la rivendi ci perderai molto. Quando invece con un prodotto americano, con un marchio top, spendendo magari la stessa cifra sul mercato dell'usato, hai tra le mani uno strumento originale, uno strumento iconico che nel tempo manterrà molto di più il suo valore. Quindi sicuramente è un investimento e una spesa molto più oculata. Non sono comunque contrario alle chitarre asiatiche, ma ritengo che vanno prese al giusto prezzo. E in particolar modo ritengo che, per esempio, alcuni marchi, alcuni strumenti, come per esempio le Paul Smith versione SE, quindi le Student Edition, che sono realizzate in Corea e in Indonesia, sono degli ottimi strumenti. Si trovano nuove con una cifra che va tra i 600 e gli 850 euro e per quello che spendi hanno un rapporto qualità-prezzo veramente imbattibile. Ecco, lì sì che vado a consigliare di fare un investimento sulle chitarre asiatiche, perché a questo prezzo sono sicuramente un best buy assoluto. Vai a provare le chitarre. Oggi online possiamo veramente accedere a tutto, a qualsiasi chitarra, e quindi la tentazione di cliccare, acquistare, a volte è veramente forte. Il mio consiglio invece è sempre quello di andare a provare le chitarre, andarle a provare nei negozi o magari da qualche amico. Ci sono infatti, a mio avviso, determinati aspetti ergonomici e di suonabilità che solamente imbracciando lo strumento puoi riuscire a capire e che non riesci a comprendere solamente leggendo il mero valore del dato tecnico, come per esempio la larghezza al capotasto o il radius della tastiera. Una chitarra va imbracciata, bisogna capire se l'ergonomia è consona al nostro modo di suonare, al nostro corpo, se lo strumento è bilanciato. Questo sicuramente ci potrebbe evitare di andare a fare un acquisto sbagliato, per esempio con una chitarra che magari poi risulta scomoda, con un manico troppo grosso o troppo sottile, e che poi in un secondo momento ci porterebbe inevitabilmente a rivenderla. Oggi le chitarre sono comunque molto diffuse, in tutte le grandi città italiane ci sono dei negozi abbastanza forniti. Mi ricordo che tanti anni fa volevo comprare una chitarra di razza e a Palermo, in quel periodo, nei negozi si trovavano solo chitarre economiche. Ecco perché mi feci un viaggio in treno per andare fino a Roma a comprare la mia Gibson ES335 e poi mi feci di conseguenza il viaggio in treno di ritorno con la chitarra. Oggi è tutto molto più semplice, in tutte le maggiori città italiane ci sono negozi di strumenti musicali veramente forniti, quindi non cadiamo e non cediamo alla tentazione di fare il click e di acquistare subito la chitarra che ci arriva direttamente e comodamente a casa, ma andiamo prima a provarla nei negozi, facciamo sempre scelte ponderate.
cerca di non avere dei doppioni, ovvero valuta le tue esigenze reali per capire qual è la chitarra che ti potrebbe mancare, che realmente ti potrebbe fare comodo per completare il tuo ventaglio sonoro o per abbracciare nuovi stili o generi diversi da quelli che suoni solitamente. Se hai tutte chitarre solid body, valuta per esempio una chitarra semi hollow body per abbracciare altre sonorità, oppure se hai una chitarra con single coil, scegli una chitarra con humbucker o viceversa, oppure se hai una chitarra con ponte fisso, valuta di andare su una chitarra col ponte tremolo. Quindi cerca di non avere tutte chitarre uguali, che poi magari non ti consentono di spaziare. Io per esempio ho diverse chitarre stratoidi, come per esempio la mia Schecter Custom Shop, che è sicuramente una Stratocaster più evoluta, e poi la Squire Classic Vibe, che rappresenta invece una Stratocaster di tipo più classico, quindi di stampo più vintage. Diverso invece se comprassi un'altra Strato uguale alla Classic Vibe o un'altra Super Strat tipo la Schecter Custom Shop. Quindi quello che consiglio io è sempre quello di variare, cercando di capire cosa può completare il nostro ventaglio sonoro, piuttosto che rischiare di avere l'ennesima chitarra doppione di qualcuna che già possediamo. Compra una chitarra nuova solo se vuoi tenerla, ovvero non acquistarla già con l'idea che se non ti dovesse piacere la potrai sempre rivendere. Questo è un bias che ti potrebbe condizionare, non valutare realmente la qualità dello strumento che hai davanti e la reale esigenza che hai di quello strumento. Infatti la scappatoia mentale di pensare che poi se non ti piace la rivenderai ti porterà inevitabilmente a fare un acquisto sbagliato e quindi nel complesso avrai investito male il tuo denaro. Ebbene sì ragazzi, una nuova chitarra non ci renderà dei chitarristi migliori. Spesso siamo indotti a pensare che la chitarra dei nostri sogni, uno strumento che ci piace, può rappresentare la svolta nel nostro modo di suonare, quello strumento che ci istiga così tanto che ci fa completamente svoltare e cambiare e migliorare il nostro modo di suonare. È anche vero che quando ci troviamo in mano uno strumento nuovo, uno strumento che ci piace, inevitabilmente siamo più istigati a prendere la chitarra e quindi a suonare di più, a esercitarci di più. Però questo da solo non può essere lo stimolo e il motore del nostro studio e della nostra voglia di suonare. Infatti, se ci basiamo solo su questo, la novità del giocattolo nuovo tende a passare presto e quindi ci potremo trovare nuovamente a non avere fattori e elementi sufficienti per alimentare e stimolare la nostra voglia di suonare, di studiare, di migliorare sullo strumento. Quindi ponderiamo bene l'acquisto di una nuova chitarra, consapevoli del fatto che non sarà solo il nuovo strumento a darci gli stimoli necessari a migliorare il nostro playing. Spesso magari noi chitarristi scartiamo una chitarra costosa perché la riteniamo al di sopra delle nostre possibilità economiche, però allo stesso tempo facciamo anche l'errore di disperdere i nostri soldi comprando tante chitarre mediocri. Il mio consiglio quindi è quello di evitare di disperdere i nostri soldi spendendoli in chitarre che costano poco e quindi collezionando 2, 3, 4, 5 chitarre economiche, e alla fine ti rendi conto che per quello che hai speso sulle 3, 4 chitarre economiche avresti già potuto acquistare la chitarra al top dei tuoi sogni che in quel momento ritenevi troppo costosa per la tua tasca. Siamo arrivati all'undicesimo e ultimo consiglio. Hai comprato la chitarra che ti piaceva? Hai finalmente acquistato questa nuova chitarra? Se magari non ti appaga immediatamente, non avere fretta di rivenderla. Dalle tempo, provala in tutte le possibilità, esplorane tutte le caratteristiche sonore, provala con diversi amplificatori, con diversi effetti, in diversi contesti, provala live, provala in sala prove, provala a casa, prima di poter dare un giudizio definitivo su quello strumento ed eventualmente rivenderla. In sostanza, datti del tempo per far maturare la tua scelta e il giudizio sulla chitarra che hai appena acquistato e capire se effettivamente hai fatto la scelta giusta, evitando quindi di incorrere in una frettolosa rivendita dello strumento che inevitabilmente ti porterebbe a perdere dei soldi. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che l'argomento sia stato di tuo interesse e se è così valuta di iscriverti al canale, metti un like e condividi questo video con i tuoi amici chitarristi. E non dimenticare di lasciarmi nei commenti le tue impressioni su questo argomento e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!